Dicevamo il dato di tratto, Presidente? La decisione è stata fatta, è stata presa su Alfio Marchini. Direi che la concentrazione delle opzioni moderate su Marchini è cosa fatta. Avevamo immaginato che la candidatura di Bertolaso, con tutta la buona volontà, non potesse portare i risultati sperati. E quindi adesso, con Bertolaso che si è messo a disposizione e con la disponibilità anche di Francesco Storace, c'è una candidatura a Marchini sulla quale Forza Italia converge e che mi sembra che possa essere assolutamente competitiva. Ricompatta così il centrodestra? Ribadisco che la candidatura di Marchini non vuole essere alternativa alla coalizione di centrodestra, che rimane ad esempio su Milano, con risultati che vedrete oggi dagli ultimi sondaggi assolutamente lusinghieri nei confronti della coalizione di centrodestra e di Forza Italia in particolare. E quindi penso che l'esperimento romano possa avere una sua validità, perché è la ritrovata forza del centro moderato in una coalizione di centrodestra. Come l'ha presa la Meloni? La Meloni non l'abbiamo sentita, leggo le interviste o le agenzie o i Facebook, perché poi ormai siamo solamente sui social network, ma nulla a che fare, non voglio rispondere in maniera polemica, ma questa scelta non ha nulla a che fare col patto del Nazareno, nel senso che non è il problema di avere una scelta politica di candidatura che preluda a un nuovo accordo inesistente, non c'è nessun patto del Nazareno all'orizzonte, c'è una scelta su una candidatura di una personalità anche civica, terza rispetto ai partiti, ma di centrodestra, e quindi è una scelta che non va assolutamente nella direzione di qualsivoglia tipo di accordo di nessun genere nei confronti di quello che è stato il patto del Nazareno. Sì, Casini chiamano, Berlusconi risponde, l'ha detto Salvini pochi minuti fa. Ho l'impressione che la forza di Salvini nel richiamo sia largamente sovradimensionata rispetto alla forza di Berlusconi che risponde. Romani, la settimana prossima chi appoggia? Grazie naturalmente a Paolo Romani, noi... è finita, la settimana prossima presentiamo le liste. Cos'è che vi ha spinto in definitiva a scegliere Marchini e abbandonare Bertolaso? Beh, avere quattro candidati di centrodestra sicuramente era un dato fortemente negativo. Adesso c'è un candidato di centro e un candidato di destra, diciamo che... ci giocheremo la partita fino in fondo. Non mi piaceva la soluzione di Bertolaso, perché dai sondaggi e dai numeri che c'erano in campo Bertolaso rischiava di arrivare quinto, e quindi Forza Italia e Berlusconi erano con un candidato che non sembrava raggiungere i risultati sperati. Ritenevo che fosse importante salvaguardare la coalizione laddove l'abbiamo fatta, e c'è al nord in maniera assolutamente precisa e compiuta, ma la scelta di Marchini a Roma vuol dire essere assolutamente competitivi. E quindi chi avrà il risultato migliore andrà a ballottaggio. Oggi noi siamo nelle condizioni, con questa scelta, di andare a ballottaggio.